Luca Morisi, il famoso social media manager di Matteo Salvini, diciamo, dico famoso perché comunque purtroppo negli ultimi anni abbiamo potuto vedere come gestiva i social media del capitano, cioè praticamente non facendo altro che creare gogne mediatiche, condividendo disinformazione, post del capitano che beve un caffè, si mangia un bombolone e dice buona giornata per attirare appunto quel livello di pubblico, ovviamente facendo leva sul razzismo, xenofobia e omotransfobia. Questo è quello che ha fatto negli ultimi anni il social media manager di questa persona, giusto se non avevate idea di chi stiamo parlando. Luca Morisi, non so se oggi o ieri, ha dato le dimissioni per motivi personali, ok? Ha deciso di lasciare il lavoro per motivi personali. Però in realtà, se andiamo a vedere, è successo qualcosa, ok? Praticamente due ragazzi ventenni, due uomini ventenni di nazionalità rumena sono stati fermati, perquisiti dai carabinieri e hanno trovato praticamente della sostanza stupefacente in loro possesso, usata quando si hanno dei rapporti sessuali, quindi il chemsex. Cosa hanno dichiarato questi uomini? Che praticamente sarebbe stata data a loro da Merisi, il quale poi sarebbe anche stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina. Ok, diciamo che ovviamente fino a che non ci sarà un processo, ovviamente si vedrà se una persona è colpevole o meno. Questi due giovani avrebbero partecipato in un festino che si sarebbe tenuto in un'abitazione proprio di proprietà di questo social media manager, insieme a un altro uomo, se ho letto bene perché sto guardando diversi articoli, e che si sarebbero trattenuti per 12 ore. E i vicini si sarebbero lamentati della confusione, del rumore, quindi li ha anche disturbati in un certo senso. Allora, ovviamente questo Morisi ha detto che lui ovviamente è innocente, non ha mai fatto nulla, però è veramente affascinante il pensare come questa persona abbia fatto un festino di 12 ore con della droga che di solito si usa in ambiti sessuali con tre uomini nella sua abitazione. È una cosa così fantastica da pensare, proprio dallo stesso social media manager che per anni ha buttato letame verso le persone LGBT, verso qualsiasi. È affascinante, lo trovo estremamente affascinante. Si poteva fermare lì? No, c'è ancora qualcosa di più. Perché cosa è successo? Che il nostro amicone Pillone ha fatto delle dichiarazioni a un giornale, al Foglio, e ha detto delle cose, cioè, fuori da questo mondo. Ha detto che non si stupisce per queste note attitudini del personaggio e dice che la giustizia divina ha fatto il suo corso. Inoltre dice che non gli è mai piaciuto Morisi e gli ha sempre fatto la guerra e ora capisce tante cose. Poi altre dichiarazioni che, ripeto, non le sto leggendo da siti a caso, sono state fatte al Foglio. E Pillon dice anche che adesso capisco quando a Verona, al Congresso Mondiale della Famiglia, Morisi si mise di traverso. Non voleva che Matteo vi partecipasse, diceva che era divisivo e poco conveniente politicamente. E dice inoltre che praticamente secondo lui Merisi aveva troppo potere, che decideva chi andava in TV e no, e quindi aveva molto potere decisionale. Il Foglio quando fa questa intervista a Pillon gli dice: non è che crede che ci sia un po' di ipocrisia in questo ambito, visto che la Lega fa questa portatrice di valori tradizionali e poi magari nella vita privata c'è tutto questo? E Pillon dice: ovviamente ci sono tantissimi gay nel mio partito, si possono contare, non stanno sulle mani da quanti sono. Niente di personale, ma ovviamente ognuno fa quello che vuole con la propria vita privata. Ovviamente Pillon, dopo
non so quante ore dopo è uscita questa intervista, ha smentito anche questa. Ah, no, no, hanno estrapolato le mie parole, hanno inventato delle cose. Ma scusa, è un'intervista al Foglio, mica a Gay TV, perché dovrebbero cambiare o estrapolare dal contesto? È assurdo, tutto questo è così divertente vedere persone nello stesso partito politico che si fanno lotte in questo modo. E poi sorgono anche tanti dubbi. Cioè, come fai a sapere che ci sono così tante persone gay nel tuo partito politico? Come? Questo video non si vuole, perché vedo adesso molti che stanno facendo il discorso sulla droga. E è vero che, nel senso, Salvini e comunque Merisi nella gestione dei social media sono stati i peggiori su questo ambito, dando dietro a ogni questa lotta contro la droga in maniera eccessiva. Cioè, non so se vi ricordate Salvini che aveva detto dietro anche a Cucchi, cioè chiamandolo drogato o qualcosa del genere, in quella specifica situazione. È veramente 100% ipocrisia. Però ripeto, questo video non era per il discorso della droga, era per tornare allo stesso argomento del le persone gay, le persone LGBT che stanno in partiti politici di destra in Italia. È possibile? Cioè, è una cosa reale, perché lo vediamo, lo sappiamo, ma possiamo smetterla? Possiamo avanzare un attimo e, non lo so, puntare a qualcosa di un po' migliore, di vivere la vita in questa maniera degradante e triste, nascondendosi, facendo finta di non essere gay, vivendo nell'ombra come repressi, dando dietro alle persone LGBT, la famiglia tradizionale, i valori. E poi è sempre così, perché è sempre stato così. Le persone che ci danno più addosso sono quelle che poi vanno a tavola con le famiglie a sedersi col culo rotto, se me lo permettete. Ed è una cosa veramente degradante, ma non solo ovviamente per diciamo per tutta la comunità LGBT, perché queste persone non fanno niente, anzi fanno del male alla causa, non fanno niente, fanno, anzi vanno contro, ma anche a livello umano. Che tristezza, che vita orribile. Per questo dico che bisogna veramente, veramente solo provare pena per queste persone, o no? Poi un'altra cosa che sta venendo fuori è il discorso se sia giusto o meno fare outing alle persone, ok? Facciamo veramente una cosa molto breve, facciamo la distinzione. Magari molti di voi lo sanno, ma per sicurezza. Coming out significa quando tu dici che sei gay, quindi viene da te. Quindi dici che sei gay, che sei bisessuale, che sei lesbica. Questo è fare coming out. Fare outing vuol dire che qualcuno dice agli altri, a una persona, il tuo orientamento sessuale. Quindi una cosa tua privata, che dico privata perché magari non tutti hanno già fatto coming out in questo senso, Quindi qualcuno dice agli altri una cosa senza il tuo permesso. Questo si dice outing, e lo so, in generale è sbagliato, non andrebbe fatto, è una cosa, perché non sappiamo mai, diciamo, la situazione in cui qualcuno vive, se lo mettiamo in pericolo, ok, ci sta, che in linea generale l'outing è sbagliato e non si deve fare. Però se devo essere sincero, in queste situazioni non credo che sia così grave, e mi spiego. Qui stiamo parlando di persone che hanno basato la loro carriera lavorativa e la loro esistenza a dare addosso a persone LGBT, a dare contro a uguaglianza, a un avanzamento nella società, per soldi. Quindi è così sbagliato dire la verità su queste persone che basano la loro vita su cattiverie, su bugie e su approfittarsi del prossimo, perché questo è quello che fanno. Ed è per questo che non mi riesco ad arrabbiare troppo con la gente che fa outing a queste persone. E non riesco neanche a sostenere quella parte di persone LGBT che dice ma non è giusto fare outing a queste persone perché anche per loro, bla bla. Non riesco, ma per i motivi che ho spiegato. Mi sembra molto ipocrita
E questo chiude un attimo il discorso dell'outing. Ci sono persone LGBT che sono di destra, e quando gli fai notare come sia un po' ipocrita essere di destra in un paese come l'Italia, ti dicono: ma un gay può essere di destra anche se è gay. E io dico: ovviamente ognuno può avere, può votare quello che preferisce, quello che ritiene più vicino. Ma la mia domanda è: come fai? E questa è una domanda veramente che faccio a tutti: come fai a votare qualcuno che dà contro i tuoi diritti di esistenza, di identificazione, di libertà? Perché questo è quello che stai facendo: stai votando contro te stesso. E cioè, se guardi a livello italiano, non abbiamo neanche una sinistra, cioè, così, cioè proprio a un livello liberale da USA, cioè è una sinistra, anzi, a volte abbastanza meh. Però dai, piano piano stanno facendo delle cose a favore delle persone LGBT. Come fai a votare persone che danno continuamente contro alla causa, alle persone, e voi non siete una famiglia, ed esiste solo la famiglia tradizionale, e l'omofobia non esiste, questa legge è inutile? Cioè, è veramente un odiarsi, un non volersi bene, un non accettarsi. Perché la gente dice: ma però tu al partito politico, quando scegli un partito politico, devi guardare anche altre cose, cioè l'approccio all'economia, a tante altre cose. Ok, però è che veramente una cosa così difficile da me da capire, cosa ti spinge a votare una persona che ti odia? O perché, come abbiamo visto, che fa finta di farlo, perché è spinto a spinte politiche che lo spingono in quella direzione, o è una persona repressa e che quindi cerca di imitare uno stile di vita eteronormativo, vivere nell'ombra, gli va bene farsi la famiglia, farsi i figli e poi andare a tavola a mangiare con il culo sfondato. C'è della gente che magari gli piace questo, però è una roba veramente così lontana da me che faccio fatica, ed è per questo che molte volte lo chiedo: come fate a votare queste persone? Però mi fa molto ridere, perché sono, vedere anche all'interno dello stesso partito gente che si dà addosso è una roba fantastica, perché viene tutto fuori alla fine. E la cosa che fa ancora più ridere è che Pillon ha già cambiato idea, ha già, appunto, come vi ho detto, fatto un'altra intervista dicendo che lui ha già contattato i suoi avvocati, che prenderanno le sue, perché quelle parole non erano vere, sono state decontestualizzate. Ma come fai a dire che sono state decontestualizzate? O le hai dette o non le hai dette? Cioè, non è che hanno preso parole da caso dai tuoi discorsi di 10 anni e hanno fatto un'intervista. Cioè, ti avranno fatto delle domande e dato delle risposte. È assurdo. Credo che la situazione, rimaniamo positivi, credo che la situazione sia migliorata rispetto ad alcuni anni fa, però credo ci sia ancora molto da fare. La prima cosa, dobbiamo partire innanzitutto, è un lavoro che dobbiamo fare con noi stessi. Dobbiamo essere a posto con chi siamo, con cosa ci sentiamo, per chi siamo attratti. Dobbiamo partire da lì. Lì è la base di tutto, praticamente. Perché poi, se un giorno andremo in politica, dobbiamo cercare di portare questo nella politica, ok? Non portare avanti cose di questo tipo. Quello che a me dà fastidio è appunto vedere come nell'ambito politico ti interessi quello che vuole il partito, non quello che pensate come persona. E questo ve lo dico perché non so se avete letto, ma se non l'avete fatto, è uscito un libro molto bello di Simone Alliva che si chiama Fuori Nomi, e parla con moltissimi attivisti, attiviste e personaggi importantissimi della scena LGBT italiana degli ultimi anni, e fa tante micro interviste, ma molto piacevoli, molto piacevoli. E in particolare la mia preferita è stata quella con Vladimir Luxuria. Mi ha commosso, perché è veramente molto bella. E raccontava di una sua esperienza personale in Senato,
credo fosse in Senato, comunque nel mondo politico, praticamente raccontava che alcune volte aveva avuto persone che, per esempio, gli avevano detto delle cose poco spiacevoli, per esempio su quale bagni dovesse usare, e incredibilmente aveva avuto persone di destra che pubblicamente infamano i gay e le lesbiche e la famiglia tradizionale, che però l'avevano difesa in questo ambito personale. E questo è anche una roba che ti fa dire, cioè, la politica è un teatrino. Queste sono le persone che per soldi venderebbero anche la propria madre. Ovviamente sentitevi sempre liberi di lasciare un messaggio, lasciare un commento, e se volete aprire una piccola discussione, se avete un parere diverso sulla cosa, sempre accetto. E niente, mi raccomando, date un like in pagina, visitate il mio canale se non l'avete già fatto, ci sono tantissimi video in pagina anche sul mio canale. Ci vediamo, ciao ciao!